buongiorno, allora diamo inizio a questa mattina di questo incontro in ricordo di Aldo Rossi. Un buon saluto a tutti coloro che sono intervenuti e che hanno risposto alla nostra iniziativa, anche se diciamo le modalità organizzative forse non sono state perfette, visto che abbiamo deciso così in pochi giorni di organizzare appunto questo incontro, e devo dire che comunque mi pare che il riscontro che ci aspettavamo sia avvenuto, e questo ci fa evidentemente piacere. Io saluto e ringrazio che sono le autorità e i colleghi che hanno accolto il nostro invito di partecipare. Ringrazio il ministro Veltroni, che con squisita sensibilità ha dato la sua disponibilità, anzi ha desiderato vivamente, spostando anche altri impegni, a essere presente non solamente per portare un saluto del governo, ma per affermare in fondo certi valori della cultura. E ringrazio Ignazio Gardella, Guido Carella, Francesco D'Alcò, che hanno accolto il nostro invito di portare una loro testimonianza sulla figura e sull'opera di Aldo Rossi, soprattutto sulla figura di questo nostro collega scomparso, essendoli stati vicini proprio nell'ambito dell'attività e nel campo del lavoro quotidiano. Il mio intervento sarà brevissimo, perché proprio non voglio togliere spazio e tempo agli interventi che succedono, che si succederanno, e intende semplicemente chiarire il significato della nostra iniziativa e i motivi che l'hanno determinata. Innanzitutto devo dire il ricordo commosso, sincero, degli architetti e dell'ordine degli architetti per questo nostro collega, che ha onorato l'intera categoria e ha onorato l'ordine a cui apparteneva. Poi la testimonianza spontanea, immediata, anche per in un certo senso controbilanciare un certo silenzio che ha accolto la scomparsa di Aldo Rossi, la testimonianza del suo valore, della sua presenza nella storia dell'architettura contemporanea. E poi un'altra motivazione che ci sembra più squisitamente pertinente all'identità alle competenze, alle pertinenze stesse dell'ordine. Noi viviamo in un momento in cui da più parti si continua a parlare della centralità del progetto di architettura, dell'importanza dell'architettura, e poi nella realtà di tutti i giorni, e noi ottenuto da questo osservatorio in un certo senso privilegiato sull'esercizio dell'architettura, assistiamo invece alla continua messa in disparte del progetto d'architettura, alla continua mancanza di valutazione dell'importanza della qualità del progetto di architettura e dell'architettura nella configurazione della struttura e dell'immagine delle nostre città. E visto che l'ordine non ha compiti di critica, non ha compiti di esegesi storica, ma ha però come compito fondamentale quello della tutela dell'esercizio della professione, che per noi significa tutela della qualità del progetto di architettura, ecco, allora io ritengo che il fatto di aver voluto ricordare subito questo nostro collega illustre e così meritevole, che è stato anche immaturamente scomparso, abbia anche questo significato di voler riaffermare una volta di più l'importanza del progetto d'architettura e dell'architettura, proprio ricordando un architetto che ha fatto del progetto d'architettura il centro di tutta la propria attività. L'affermazione di Aldo Rossi della necessità dell'architettura di misurarsi nel tempo, nella storia e nella sua autonomia
di avere un suo valore prioritario, ecco, ci dà proprio questo insegnamento, questo monito, e io ritengo che in fondo il modo migliore per ricordare con sincerità, fuori di qualunque altro tipo di considerazione, una così alta personalità del mondo della cultura mondiale, sia proprio quello di raccogliere questo insegnamento e di avere questo monito come riferimento costante per tutta l'attività e anche la nostra di architetti e la nostra anche di ordine degli architetti. Altri, in altri momenti, avranno poi il compito, e non mancheranno certe occasioni, mi auguro soprattutto a Milano e anche altrove, per avviare uno studio, un esame, una valutazione critica pertinente dell'opera di Rossi. Sembra importante però affermare subito oggi questa sua importanza nel mondo della nostra cultura. Ecco, a questo punto io passerei senz'altro la parola alle persone che sono state invitate. Incomincerei con, anzi prima, scuso, c'è una comunicazione che desiderei leggere, che è di Gianluca Polesello, che era stato invitato e che per motivi di, diciamo, a causa di altri impegni assolutamente dilazionabili non ha potuto essere presente, e che però ci ha fatto pervenire una lettera che io desiderei leggere e che porta proprio il segno di una testimonianza, di un'amicizia, di una colleganza di tutta una vita. Il ricordo di Aldo Rossi è il ricordo dell'inizio di un'amicizia, di una simpatia intellettuale ed umana. Le nostre esperienze erano diverse. Aldo veniva dalla scuola di Rogers a Milano, io venivo dalla scuola di Gardel e di Chaminade a Venezia. Ci siamo conosciuti a Milano, abbiamo lavorato insieme a Milano, a Venezia, a Udine, dove io vivevo e vivo. Gli aspetti biografici di un'amicizia non sono dicibili, sono difficilmente dicibili, fanno parte della memoria più interna. E l'inizio della mia amicizia con Aldo Rossi sta alla fine degli anni 50, quando insieme con altri compagni avevamo incominciato a cercare di vedere nell'architettura italiana, incerta fra il vernacolare e l'accademismo del moderno, i grandi, i veri temi che stavano davanti a noi, che erano le città storiche con le periferie, i centri storici e l'abitazione, la città nuova da costruire e da pensare. Volevamo vedere, mantenendo ben fermo il nostro punto di stazione, l'architettura, senza delega ad altri del compito di dover capire e nello stesso tempo volendo assumere o costruire per noi un tema dell'architettura nei suoi rapporti intrecciati con la città. I nostri amici e maestri erano Ernesto Rogers e Giuseppe Chaminade. L'architetto che a noi insegnava più di tutti era ed è Ignazio Gardella. Quando Aldo ed io abbiamo partecipato alla 12ª Triennale nel 1960, il problema urgente a 15 anni dalla fine della guerra era l'abitazione. Per noi l'abitazione, lo studio dell'abitazione, dell'architettura dell'abitazione, era lo studio della città, era lo studio dell'architettura della città. Certo che eravamo coscienti, anche se incerti, del nesso complicato e mutevole che lega architettura e città, ma ritenevamo di dover uscire dai falsi problemi di linguaggio, di dover ricusare il vernacolare e di affrontare, al di là di ogni sociologismo mal interpretato, il tema dell'abitazione come casa per gli italiani, guardando l'architettura nella storia e attraverso l'architettura la storia. Proprio così, la casa come luogo comune, come condizione moderna di tutti, e la città come insieme di aree e di fatti urbani propri, specifici di ognuno di esse. Questo è stato l'inizio, la scelta di una terna del nostro tempo come tema civile, come architettura civile. Successivamente, ma come di conseguenza, il monumento alla resistenza di Cuneo, il centro direzionale di Torino, il libro di Aldo Rossi sull'architettura della città, gli studi con Chaminade per il piano territoriale del Veneto sono stati i segni del nostro viaggio insieme. Aldo Rossi è stato,
è un grande architetto, un umanista. Questa è la testimonianza di Polesello, e proprio per il riferimento specifico che ho dovuto fare a Gardella, mi sembra, ecco, addirittura scontato che il primo intervento sia proprio quello di Ignazio Gardella. Io sono venuto a questo incontro in onore di Aldo Rossi nonostante le mie cattive condizioni di salute dovute all'età e a una sciatica, ma non volevo rinunciare ad esportare qui la testimonianza del mio affetto e della mia amicizia per Aldo Rossi e la testimonianza della mia stima per la sua architettura, che era ed è l'architettura di un grande architetto. Però forse più che grande architetto, e credo che Aldo sarebbe stato del terzo parere, sarebbe meglio definirlo solo come un architetto, poiché un architetto autentico è molto raro. Un architetto senza aggettivi di grande o piccolo, di passato moderno o postmoderno. L'architettura di Aldo Rossi era certamente un'architettura del nostro tempo, però aveva quella sottile e misteriosa qualità che hanno tutte le grandi architetture, e cioè di essere, nel momento in cui nascono, di rispondere nel momento in cui nascono all'espressione del proprio tempo e di rispondere anche ad una destinazione d'uso, ma di superare poi questo tempo e questa destinazione d'uso per assumere la possibilità di darci un'emozione, si può dire, atemporale. Ecco, io non dico molte parole in più, anche perché non sto bene, e poi c'è l'amico Dalcò, che è uno storico dell'arte, quindi potrà andare più a fondo nel parlare dell'architettura di Aldo Rossi, ma ricordo qui Aldo Rossi come un grande architetto, ma soprattutto come un grande amico perduto. Ringrazio Gardella delle parole alte e commosse che ha detto, e chiedo a Guido Canella di intervenire. Ma, cari amici, io ero amico di Aldo Rossi e ho fatto una vita parallela alla sua, con dei momenti di grande intensità e di amicizia e di momenti di altrettanta amicizia e di polemica. Per oggi io non voglio intrattenervi sui ricordi. Sapete, a una certa età ci si commuove facilmente, e poi c'è anche il rischio molte volte di sovrapporre e accorciare la personalità di cui si parla sulla propria. Ecco, questo io non vorrei farlo, e allora ci sarà un'altra occasione per i ricordi. Io onestamente, per quanto mi è possibile, vorrei cercare di dirvi, di comunicarvi il giudizio che io ho sempre avuto di Aldo. Questo è l'unico aspetto che costituisce per me un orgoglio e un vanto. Pochi anni fa, mi sembra nel 1994, in un numero di una rivista dove Francesco Dalcò analizzava i premi Pritzker,
nell'arco di una quindicina di anni. Io dicevo che, come succede per il resto per tutti i premi, compreso quello Nobel, pochi di questi premi Pritzker corrispondevano a degli effettivi creatori, inventori di linguaggio. E tra questi pochi, mentre scrivevo, pensavo proprio ad Aldo Rossi. E credo che in un certo senso, Pritzker nei confronti della cultura italiana sia stato onesto e generoso, perché Aldo, infatti, è il primo e l'unico premio fra tutti i coetanei suoi che hanno teso così ad esibirsi nel panorama internazionale. Infatti, è l'unico, io credo, autentico creatore di linguaggio. Eppure, voi sapete bene, e dovremmo tutti fare un esame di coscienza a questo proposito, come Aldo abbia sofferto durante la sua vita di una sorta di misconoscenza che c'è stata nella cultura italiana e presso anche gli architetti italiani in particolare. E badate che io non mi riferisco in particolare a Bruno Zeli, che ritengo un uomo stimabile perché è stato di Rossi un avversario irriducibile, passionale, fino alla visceralità, eppure coerente, perché si è posto sempre frontalmente rispetto a Rossi. Mi riferisco piuttosto, se me lo consentite, ad altri architetti, magari anche suoi sedicenti amici, che hanno praticato una sorta di aggiotaggio al ribasso quando lo aggiravano la sua poetica, considerandolo magari un grande teorico, oppure un architetto pittore, oppure un caso limite, qualcosa di letterario, un caposcuola del postmoderno, per esempio, oppure l'iniziatore di un nuovo accademismo. Facciamo questo esame di coscienza e vediamo quanti di noi, anche qui presenti in questa sala oggi, non hanno pensato che in fondo Rossi fosse una meteora destinata in qualche modo a provocarci. Dunque, io credo che Aldo Rossi fosse un creatore di linguaggio, ma io credo che anche in architettura nulla si crea e nulla si distrugge. E in questo senso, a mio parere, varrebbe la pena di citare una frase che mi ha sempre colpito e che, di cui purtroppo, scusate la mia età, non ricordo l'autore, era forse Stravinsky o forse André Gide, quando diceva: "I mediocri imitano, i grandi rubano." In effetti, Aldo Rossi ha rubato dall'architettura, dalla grande architettura, e ce l'ha riconsegnata provocandoci in un senso dell'amarla, in un senso di considerarla come né più né meno le altre arti, e sublime come le altre arti, ma anche per eccellenza l'architettura come arte civile, cioè l'arte della città. Ecco, io credo che in questo senso ci sia un'eredità di Aldo, che è un'eredità unica nel confronto. Ho spesso detto che è l'architetto di questi secondi 50 anni dell'architettura italiana. Come Terragni e Gardella sono stati gli architetti che possiamo considerare fondamentali nella prima metà di questo secolo. Ecco, dicevo questo anche però provocandomi e chiedendomi: allora cerchiamo di definire quale sia la modernità di Rossi. Abbiamo detto che ha guardato la storia. Ecco, cerchiamone la modernità. Dove sta questa modernità? Quanta è questa modernità? Ecco, per questo vi confesso che io in passato ho ricorso spesse volte a cercare di snodare l'intreccio dell'architettura italiana risalendo a una frase e a un principio che io ritengo molto importante, che è quello di Edoardo Persico. Edoardo Persico, in un celebre scritto che voi tutti conoscete, Punto e da capo per l'architettura,
nel 1934, diceva che gli architetti italiani sbagliavano nel considerare il compito della nuova architettura, lo sto parafrasando malamente, come un problema pratico. Diceva che invece l'architettura nuova doveva partire come forza ideale, come esplosione morale. E concludeva dicendo: gli architetti ignoreranno sempre che il segreto della nuova architettura è un segreto religioso. Ora voi provate un momento a pensare a quanto Persico ci ha lasciato, a quel viatico di architettura metafisica che egli assegnava alle nuove generazioni. Pensate a quell'allestimento che egli fece per la sesta triennale del 1936, la metafora di un tempo periptero. Ecco, pensate a questo, pensate se volete anche a Terragni. E non è vero che da lì parte una linea dell'architettura italiana originalissima che si confronta sul piano internazionale e che in qualche modo ha messo alcuni architetti, alcuni grandi architetti, di fronte alla necessità di liberare la storia dell'architettura moderna dallo Zeitgeist, dallo spirito dei tempi, dal hic et nunc della pratica, dal tecnicismo. Non è stata proprio questa la linea italiana per eccellenza che in questi anni ha delineato un modo di essere che ha acquisito attraverso Rossi anche un prestigio, una stima sul piano internazionale. Ecco, ma se mi consentite, mentre venivo qui pensavo ad un'altra frase che Aldo ripeteva molto spesso, una frase, un proposito da parte di Paul Cézanne, quando diceva che egli dipingeva per i musei. Ecco, questo dipingere per i musei, per me, è una frase che, un principio, un proposito, che avrebbe potuto essere tanto di Persico come di Terragni e come di Gardella, dipingere per i musei. E poi, sempre magari in questa linea, a mio parere, c'è un'altra frase di Cézanne che è molto importante: trattare la natura attraverso il cilindro, il cono e la sfera. Ecco, questo mi sembra molto importante, mettere tutto in prospettiva e far sì che ogni oggetto, ogni piano si diriga verso un punto centrale del quadro. Ecco, pensate all'architettura di Rossi, mi sembra che si tratti proprio un po' di questo. Ecco, io ho un po' divagato, però ho voluto limitarmi a queste poche considerazioni perché penso che questa sia l'occasione per tutti noi di un'autocritica profonda, un'autocritica che in qualche modo si impegni sul giudizio che noi abbiamo non solo di Aldo, o quantomeno che attraverso Aldo ci imponga una rimeditazione sull'architettura. Aldo, per mio parere, è da collocarsi nell'avanguardia, non quella un po' vogliardica del gruppo 63, in un'avanguardia storica, eroica, l'avanguardia da cui è partita la modernità. Il circuito della sua cultura e della sua opera di architetto è entrato profondamente in tutte le grandi rivoluzioni figurative del Novecento, dal razionalismo al surrealismo, dalla metafisica all'espressionismo. Ecco, in questo penetrarlo ci ha ridato il senso allegorico di una continuità dell'architettura, una continuità che è al di sopra della contingenza, una continuità che separa le scorie ideologiche dalla morale, la morale profonda che è una lezione di architettura. Ringrazio Guido Canella, mi pare che tu non abbia fatto delle divagazioni, noi siamo comunque delle divagazioni estremamente importanti, con questo ci ha dato questa nuova, diversa chiave di lettura dell'opera, della figura di Rossi, che credo che
in altri momenti meriti proprio un approfondimento proprio per, direi, l'apertura, ecco, di un nuovo orizzonte critico che ha determinato. Passo la parola adesso a Francesco Del Co. Vorrei parlare di due aspetti che mi sembra giusto toccare nel momento in cui si ricorda un architetto come Aldo Rossi. Il primo è legato a una contingenza, e lo privilegio nel portarlo appunto per primo, data anche la presenza qui con noi dell'onorevole Veltroni, che personalmente ringrazio di essere qui, avendo avuto la sfortuna, perché il personale dolore, di partecipare ai funerali di Aldo, dove brillava la totale assenza di qualsiasi rappresentante delle istituzioni di queste città, città dalla quale il lavoro di Rossi aveva tratto tantissimo. Basta non solo scorrere la sua produzione di architetto, ma tracce continue se ne trovano nei suoi scritti. E poi dire qualche cosa su, invece di più, come dire, legato a quanto Rossi mi ha insegnato col suo lavoro e appunto con i suoi scritti. Ho avuto il privilegio, la sfortuna di partecipare ai lavori come giurato per il concorso della Fenice, dove, come tutti voi sapete, Rossi aveva presentato un progetto, e credo che sarebbe bene, per onorarne la memoria, per apprendere qualche cosa di pratico delle sue vicende di professionista, di architetto, di progettista, analizzare che cosa è successo in quel concorso, per capire, in un'epoca in cui si spera dovremmo affrontare compiti importanti per l'architettura, per valorizzare il patrimonio artistico delle nostre città, per venire incontro ai bisogni di mondi così rapidamente in trasformazione come quelli che viviamo, si deve fare sul piano istituzionale. Nel concorso per la Fenice si sono scontrate delle mentalità che vanno cambiate, che dobbiamo tutti sforzarci di cambiare. Provo a elencare per tutti, molto sommariamente. Il primo problema, uno slogan: com'era e dov'era. La cultura italiana, senza valutare il contesto, il momento, la situazione in cui quello slogan è stato pronunciato, si è schierata in maniera assolutamente adialettica. Com'era e dov'era è di per sé uno slogan reazionario, cosa che non è vera. Il com'era e dov'era può essere assolutamente necessario. Bisogna avere gli strumenti per scegliere, e noi dobbiamo avere, dotarci di strumenti di scegliere volta per volta, situazione per situazione, caso per caso, architetto per architetto. Non tutti gli architetti fanno bene gli aeroporti, non tutti gli architetti fanno bene le fiere, non tutti gli architetti fanno bene le scuole, volta per volta. Non tutti gli architetti fanno bene le case, volta per volta, sottraendoci ai meccanismi invece omologanti dei mass media, degli uffici stampa che ormai sostituiscono quelli che sono stati tradizionalmente i luoghi di confronto della cultura progettuale e architettonica, a cominciare dall'università, disertato ormai da tutti i professionisti importanti o da molti professionisti importanti. Quindi scegliere. Così come non è vero che in certi casi è reazionario fare il com'era e dov'era, così non dobbiamo assumere lo slogan com'era e dov'era tutte le volte che non siamo in grado di scegliere. Secondo problema: siamo usciti da una stagione turbinosa, tutti la chiamiamo Tangentopoli, e ci siamo dati delle regole per gli appalti. È mai possibile che un appalto come quello per la ricostruzione della Fenice venga assegnato sulla base di una differenza di offerta su 120 miliardi di 100 lire?
è mai possibile che noi si debba rinunciare in maniera così radicale a scegliere, a decidere? E che cosa ci ha insegnato Rossi se non a scegliere e a decidere? E infine, è mai possibile che di fronte a un'occasione del genere si assista a questo vero e proprio tracollo di un primato che necessariamente dobbiamo riaffermare, che è quello del politico? Perché un prefetto deve decidere della Fenice e non chi ne è padrone ed è eletto dal popolo, il sindaco di Venezia? Sono problemi interessanti, io credo, ma sono problemi che la stampa, con la stessa assoluta cecità e radicale stupidità con cui ha accolto e commentato o ignorato la morte di Rossi, ha evitato nella maniera più radicale di considerare. Ho parlato con decine e decine di giornalisti cercando di spiegargli questi problemi. La domanda che mi facevano è: ma come è possibile che lei non abbia considerato il progetto dei tal dei tali come migliore? Ed è possibile, era semplicemente impossibile. Il risultato della Fenice è questo: il progetto più bello era quello di Rossi, il progetto che funzionava meglio era quello di Rossi, il problema che era il progetto che era più colto era quello di Rossi, il progetto che Venezia avrebbe dovuto avere era quello di Rossi, ne avremo un altro, com'era e dov'era. È una bella sconfitta. È una bella sconfitta di tutti noi. Dal 59 in poi Rossi si è occupato di Adolf Loos, e di questo volevo parlare. Se ne è occupato citando, in una ripresa tarda dell'81 del suo famoso saggio, una frase molto bella di Musil. La morale era per lui l'infinito complesso delle possibilità di vivere. Credo che pochi architetti, proprio perché così dotati come era Aldo, si siano trovati a combattere con le infinite possibilità del vivere. Aldo è stato certamente un grande professionista e sarebbe del tutto ingiusto considerare esclusivamente la sua attività di professionista per giudicarlo. Ma contemporaneamente era un grande professionista perché era uno straordinario architetto. E come Loos, sapeva che tutto ciò che un architetto, un tecnico, un progettista, un ingegnere può trasformare nel mondo è l'inessenziale. Ma qual è il dono più bello dell'inessenziale? Restituire a questo nostro tempo il piacere dell'inessenziale. Di ciò che non ci obbliga all'uso, al consumo, alla necessità, cioè alla nostra miseria di uomini. Che cos'era il teatro del mondo, questo piccolo gettino che navigava nel posto più difficile che un architetto potesse affrontare, come il bacino di San Marco, dove soltanto il buon Dio degli architetti gli aveva tenuto la mano sulla testa, donandogli queste proporzioni perfette, se non il regalo dell'inessenziale. E che cos'è la bellezza dell'architettura, come diceva Alberti, se non trasformare una lotta persa contro il peso in una bellezza che soltanto il gusto dell'inessenziale può permetterci di apprezzare. Questo ci ha dato Aldo, ci ha dato nei suoi progetti più belli, nei suoi momenti più belli. E se n'è andato Aldo di nuovo nel segno di Loos. Nel 59 Rossi citava in quel saggio bellissimo su Casabella e su Loos, citava una frase, un passaggio di Loos in cui Loos si vantava di non essere mai stato pubblicato sui giornali. Beh, visto quello che è successo dopo la sua morte, davvero non meritano averli pubblicati mai sui giornali. Compiti le presenze di un ordine professionale quando parla
delle modalità di giudizio a fronte anche delle misure legislative che sono state assunte nel campo del progetto, e mi pare che anche questi siano concetti che a tempo debito dovremmo riprendere. Adesso passo ora la parola al Ministro dei Beni Culturali, onorevole Walter Veltroni. Ci sono due motivi per i quali a me faceva piacere essere qui questa mattina, e mi ha fatto piacere anche nei giorni passati ricordare Aldo Rossi. Un motivo attiene alle mie responsabilità istituzionali. Sarebbe, come posso dire, abbastanza paradossale se un ministro che ha il compito o comunque l'ambizione di poter fare qualcosa per la cultura del nostro paese non considerasse la morte di un uomo come Aldo Rossi una cosa importante, perché se ne va uno dei più grandi architetti italiani, probabilmente non solo italiani, importante perché consente un'occasione di riflessione come quella nella quale ci troviamo stamattina, per quanto mi riguarda poco impegnata, non solo perché non avrei tutti gli strumenti, ma anche perché non sarebbe davvero il mio compito in una valutazione di carattere estetico, ma in una riflessione su Aldo Rossi, l'architettura, l'Italia e l'architettura. A questa prima ragione se ne sposa una seconda che invece è più personale. Io ho vari motivi, anche familiari, diciamo, conosciuto molto da vicino, diversi anni fa, i luoghi di Aldo Rossi. Io ho conosciuto Aldo Rossi attraverso le cose che Aldo Rossi aveva fatto. L'ho conosciuto andandoli a visitare perché, appunto, in qualche misura è entrata con la mia vita personale. Sono stato a Modena a vedere il cimitero, sono stato a Perugia a vedere l'area di Fontivegge. Ho provato una grande emozione il giorno in cui sono stato a vedere i lavori in corso del Carlo Felice, e quel teatro di Genova che era, in qualche misura, stava rinascendo in una dimensione del tutto inusitata, inaspettata, e però che ancora oggi, che ci sono tornato al teatro conchiuso, costituisce una straordinaria e singolare emozione. Poi ho conosciuto personalmente Aldo Rossi una sera e posso dire che mi è capitato quello che chiunque coltiva rispetto o ammirazione per chi ha del talento e per chi ha creato, spera che gli accada. A me, quando andavo a visitare questi posti, mi capitava, pur non avendo una formazione, diciamo, originaria, poi è stata acquisita successivamente, di curiosità architettonica, mi capitava, se posso usare questa espressione, di capire Aldo Rossi meglio di altri. Probabilmente perché il confine tra la creatività e l'architettura di Aldo Rossi e altre discipline che magari ai miei occhi erano più vissute e conosciute era tale che mi appariva tutto più comprensibile e familiare. Probabilmente tutto più ricco per quanto mi riguarda, il fatto di ritrovare nel cemento dei segni di qualcosa che avevo visto magari in qualche museo in forma di tratto su una tela mi appariva abbastanza straordinario e singolare. Quando l'ho conosciuto, appunto, ho avuto il privilegio di poter valutare che, cosa che non capita sempre, una persona della quale ti sei fatto un'idea poi è esattamente come tu avevi immaginato o sperato che fosse. E quando ho cominciato a fare il lavoro, e qui rientriamo nella sfera più propria, quando ho cominciato a fare il lavoro che faccio, mi sono proposto, pur non essendo, per la stranezza di questo paese, se volete possiamo cominciare da qui, paradossalmente il ministero che si occupa, che avrebbe dovuto occuparsi, diciamo, della cultura nel nostro paese, non si occupa di architettura. Ha mille competenze, mille direzioni generali, cioè mille no, insomma, una serie di direzioni generali che si occupano di tante cose, ma non di architettura. Se ne occupa solo nella forma della tutela, che è un aspetto della politica culturale di un paese e anche dell'attenzione di un paese verso l'architettura, ma non se ne occupa per ciò che l'architettura può produrre. Di quello se ne occupano i lavori pubblici, i quali naturalmente sono
è il Ministero dei Lavori Pubblici, che dunque ha una vocazione, se volete, inevitabilmente più concentrata su un aspetto, come posso dire, quantitativo, piuttosto che su un aspetto qualitativo. Io credo che il Paese sia debitore nei confronti dell'architettura italiana. È uno di quei casi in cui mi sento di fare questa affermazione, che in altri casi non mi sentirei di fare, anche nel campo della produzione culturale. Perché in altri casi il Paese ha sostenuto con forza e con decisione, bene o male, non importa, ma sicuramente lo ha fatto, altre discipline. Nei confronti dell'architettura il Paese è fortemente debitore. Se si tolgono alcune rare eccezioni e se si chiudono gli occhi e si pensa al paesaggio architettonico dell'Italia di questi fine di secolo, di questa fine di millennio, e se si ripensa a questi 100 anni di architettura, beh, francamente si ha l'impressione che l'Italia repubblicana abbia avuto nei confronti dell'architettura, se volete, non so se per naturale o innaturale reazione rispetto a un tempo in cui persino l'architettura era diventata simbolica di un sistema politico e persino di un regime, con tutta la sua grandezza e anche con tutti i suoi orrori. Forse per reazione a questo l'architettura è stata collocata in una sorta di limbo, quasi come un dovere, quasi come un tributo da pagare. Io penso per esempio ad un paese come il nostro che ha avuto nei confronti della cultura un atteggiamento francamente grottesco, perché essendo il paese che ha in questo la sua irripetibilità, voglio dire, qui si parla tanto di globalizzazione, si può globalizzare un'azienda di motocicli piuttosto che un'azienda di profumi, ma c'è una sola cosa che non si può delocalizzare ed è, insomma, il nostro patrimonio, quello che la fortuna della storia delle nostre civiltà ci ha consegnato. Così come non si può non capire che nel DNA storico degli italiani c'è il talento. Chiede a un qualsiasi cittadino di un qualsiasi paese del mondo che cosa evoca in lui la parola Italia, vi dirà Michelangelo o Raffaello, Verdi o Dante o tante altre cose. Tutto questo il paese l'ha considerato un oggetto quasi inutile, insomma. L'unica cosa di cui sono contento già oggi, poi il lavoro continua, è che come che vada, d'ora in poi, il ministero che si occuperà di cultura non potrà più essere come è stato prima. Cioè non potrà più essere dopo che in un governo c'è stato un vicepresidente del Consiglio che si occupava di cultura, e quando abbiamo cominciato c'erano molte perplessità, molti mi dicevano ma insomma, perché non ti occupi, non so, delle poste e telecomunicazioni piuttosto che di altro, io invece volevo occuparmi delle cose che mi piacevano, perché penso che sia giusto, si lavora meglio. E tuttavia per molti anni in questo paese il ministero che si occupava di cultura è stato considerato l'anatroccolo, diciamo, no? Quello che si dava al partito che nella spartizione dei ministeri più importanti era rimasto fuori. Se voi vedete le sigle dei partiti, sono le sigle dei partiti tra virgolette minori delle coalizioni che nel passato sono state. E questo ha prodotto degli effetti, dei risultati, delle assolute stranezze, rispetto alle quali noi abbiamo vissuto e viviamo ancora dei paradossi non accettabili, insomma, che solo adesso stiamo cercando di riscattare, e veramente si vede che basta poco, basta un po' di volontà per riuscire a ottenere dei risultati che fino a poco tempo fa apparivano incredibili. Faccio solo due esempi, uno vabbè ormai è conosciuto, per cui non ci torno sopra, ma l'altro esempio è il fatto che noi siamo riusciti a tenere aperti i musei la notte, è bastato solo volerlo, e centinaia di migliaia di persone in questo paese sono andati a vedere i musei la notte. Ma per quanto riguarda l'architettura c'è un debito del tutto particolare che noi abbiamo. Nel tempo in cui in Francia, io non sono tra quelli che hanno il mito della Francia, anzi, mi fa piacere che adesso in Francia si cominci a parlare di modello italiano di politica culturale, e mi fa piacere che insomma ci sia uno scambio un po' meno subalterno da parte del nostro paese. Tuttavia in Francia, nel tempo in cui diciamo in Italia l'unico intervento significativo che si è fatto sono stati gli stadi dei mondiali di calcio,
questa è l'ultima cosa che rimane nella, nella memoria, diciamo. In Francia si sono fatte cose belle o brutte, che vanno dal Beaubourg alla Gare d'Orsay, al Forum Léal, alla Cité de la Science à la Villette e a tante altre cose. Si è fatta la piramide del Louvre, cioè si sono fatti degli interventi che appunto sfuggivano al com'era dov'era, rispetto al quale sono assolutamente d'accordo con Dalcò, francamente ho difficoltà sempre a fare delle discussioni di tipo ideologico. Com'era e dov'era, non lo so se è giusto, se si valuta, se si sceglie, se si decide, non sulla base di un automatismo, che una cosa va ripristinata com'era e dov'era, benissimo, ma nessuno ci deve impedire di immaginare che una cosa, solo per il fatto di non esserci più, non sarà più com'era e dov'era. E dunque probabilmente un intervento può lasciare un segno di qualcosa che è apprezzabile e sarà apprezzabile nel tempo tanto quanto, perché i cittadini del 2100 di questo paese non sapranno come si costruiva alla fine degli anni 90 in Italia, perché non c'è, perché non ci sono grandi segni, perché non c'è nulla che sia, come posso dire, che sia visibile come il segno continuo di una cultura che nel tempo ha depositato la sua capacità di produrre. Questo perché in Italia non c'è stata una cultura del progetto, cioè io credo che noi dobbiamo, ho letto anche le proposte che sono state avanzate, le proposte di legge, anche dal congresso degli architetti, e adesso noi stiamo riformando il ministero e nel ministero della cultura nuovo che nascerà ci sarà una direzione che si occuperà di architettura, proprio perché vogliamo cercare di trovare un luogo nel quale sia, come posso dire, fissabile, non un parametro che non spetterebbe neanche ad una commissione costituita dai, diciamo, dall'ordine degli architetti, ma fissare dei criteri sulla base dei quali vi possa essere una garanzia di lettura qualitativa di un progetto di costruzione. Io penso che ci sono delle cifre, io mi sono guardato un po' i dati. Nel corso di un anno in Francia si fanno 2000 concorsi progetto, in Germania se ne fanno 600, in Italia se ne fanno meno di 10. Solo in queste cifre c'è la testimonianza di qualcosa che non va e che non può continuare così, di qualcosa che non per caso nel passato, negli anni 50 e 60, in qualche misura negli anni 70, ha prodotto laddove è intervenuta una condizione di, come posso dire, di costruzione del tutto fondata su un principio di carattere quantitativo. In Italia quando si pensa a una costruzione si parla solo in termini di metri cubi. Quando si pensa ad un insediamento il problema non è che tipo di scelta architettonica e dunque urbanistica si fa, ma è quant'è. Secondo una cosa, appunto, ho fatto riferimento anche a questo da Co prima, secondo una cosa per la quale nella vita degli uomini, per questi anni che abbiamo avuto dietro le nostre spalle, l'unica cosa che contava era il quanto, tanto che ci siamo trovati in questa inaccettabile contraddizione di aver avuto una scienza che si è preoccupata nelle sue applicazioni rivolte direttamente alla vita delle persone di restituirci del tempo, dai fax ai telefonini, dalle lavatrici a non so che cos'altro, e l'effetto è che noi viviamo una vita sempre più assurdamente frettolosa, concitata, un po' banale, un po' volgare, un po' priva di quegli spazi per l'inessenziale del quale si parlava, che sono l'ossigeno di un'esistenza ricca. E tuttavia io credo che noi abbiamo oggi, io lo sento come un dovere nei confronti di un paese che voglia investire sulla sua storia ma anche sul suo talento, noi abbiamo il dovere di riprodurre un segno della cultura architettonica italiana in questo paese. Allora io sono solo qui per dire questo, che comincia un lavoro, insomma, che ci lavoreremo insieme. Io penso che lo sforzo che noi stiamo facendo adesso, faremo questa, io ho questa ambizione, diciamo, che ogni decisione del governo abbia dentro di sé, come posso dire, un grumo di valori, ecco, che anche le decisioni più piccole abbiano un riferimento, quasi un filo invisibile che li lega ad una ragione più forte. Adesso noi faremo questa campagna per rifare il volto dell'Italia. Cioè vorremmo che si mettesse mano in maniera diffusa da parte di tutti, privati e pubblici, al restauro dei palazzi, delle case, eccetera, che lo si potesse fare avendo condizioni fiscali del tutto vantaggiose.
con l'obiettivo certo di rimettere in moto un settore importante dell'impresa italiana, ma con l'obiettivo di rifare il volto del paese, di rendere questo paese più bello di quello che non è stato nel corso di questi anni. Stiamo facendo una politica per l'apertura di nuovi luoghi della cultura, che sono naturalmente quelli, come il caso francese che ho appena citato, che danno più, o come è il caso di Bilbao, dove adesso appunto, si inaugurerà questo Guggenheim nuovo, o altri casi come sono stati Barcellona ed altro, ma appunto parliamo di altro, non parliamo dell'Italia. Allora, adesso noi stiamo per esempio cercando di avere dal Ministero della Difesa delle caserme da poter riutilizzare per farle diventare delle grandi aree espositive, soprattutto di arte contemporanea, un'altra cosa che in Italia non esiste, perché si è teorizzato che l'arte italiana era finita a Tiepolo e che tutto quello che c'era dopo Tiepolo, compreso diciamo, Balla, Boccioni, il futurismo e l'arte contemporanea, erano generi minori, tant'è vero che in Italia non c'è, e anche i collezionisti italiani hanno dovuto entrare in rapporto con il Guggenheim o con un altro per trovare dei luoghi nei quali fosse possibile far conoscere ciò che il Novecento ha prodotto. Che il Novecento è stato il secolo delle guerre, delle dittature, ma è stato anche il secolo di una vitalissima produzione culturale, anche nel nostro paese, in tutte le discipline, che bisognerebbe sempre di più abituarsi a considerare in qualche misura molto contigue, molto vicine, tanto quanto l'opera di Aldo Rossi ci racconta con tutta evidenza. Stiamo cercando di riaprire teatri in Italia, di ristrutturare teatri, di intervenire su teatri che sono stati chiusi per molto tempo. Stiamo cercando di fare una politica di ripresa da questo punto di vista, ma quello che a me più importa è che vorrei che insieme definissimo i modi attraverso i quali si possa garantire un, come posso dire, una soglia di qualità a quello che noi auspichiamo avvenga, ad una ripresa di capacità di intervento che abbia dentro di sé un'attenzione all'architettura, un'attenzione all'urbanistica, un'attenzione ai beni culturali congiunti. Faccio un esempio. Noi abbiamo adesso introdotto, proposto un disegno di legge nel quale non si tutela più il singolo bene culturale, ma si tutela la città storica, la città d'arte, in modo tale che l'intervento venga considerato non in sé, perché altrimenti c'è sempre discussione, non si può intervenire perché, com'è, dov'è, tutti voi ne sapete qualcosa, ma lo si guardi nel contesto urbanistico, in modo tale da legare bene culturale e insieme urbanistico e da immaginare gli interventi architettonici come qualcosa che può far parte di un intervento che sta a metà di queste due dimensioni. Mi sembra per parte mia che appunto non potrei dare giudizi estetici né fare apprezzamenti che peraltro, come avete capito, sono in me molto, molto presenti del lavoro di Aldo Rossi, mi sembra il modo migliore per, come posso dire, per interpretare in questa circostanza il lavoro di Aldo Rossi come il lavoro di un grande architetto e di considerarlo all'interno di una, come posso dire, di una dimensione, quella dell'architettura italiana, con la quale sento che appunto il mio paese ha un debito. Mi piacerebbe persino, ma qui mi fermo solo per dichiarare una disponibilità, che si promuovesse un grande premio in nome di Aldo Rossi. Naturalmente non può farlo il governo, perché come ho detto prima il governo gli usci scampi dal fatto che assegni dei premi sulla base di valutazioni che gli siano proprie. Io posso solo dire che noi siamo a disposizione per qualsiasi cosa possa aiutare, e un premio a nome di Aldo Rossi credo sarebbe giusto, possa aiutare il paese a considerare l'architettura laddove l'architettura è naturalmente, e cioè nella, come posso dire, nella dimensione alla quale sono altre arti alle quali il paese ha prestato grande attenzione, con la particolarità che l'architettura, forse come altri, ma più che altri, mette insieme due cose che questo paese ha voluto, per vecchi vizi, o almeno io li considero vizi, considerare costantemente fratelli separati, il talento e il pensiero scientifico. Tutti voi siete costantemente chiamati a trovare il punto di relazione tra il talento e la creatività e le opportunità, le condizioni, le possibilità e le evoluzioni tecnologiche e scientifiche. Queste due cose, dal mio punto di vista, rendono l'architettura davvero una grande disciplina moderna, che ha
un grande futuro se i paesi avranno la capacità di interpretarlo in questo modo. Allora, penso che il modo migliore per ricordare Aldo Rossi sia dire esattamente questo. Cerchiamo di lavorare insieme perché la condizione di solitudine nella quale gli architetti del Novecento, perlomeno del secondo Novecento italiano, si sono trovati possa essere superata, e pensiamo davvero a istituire un premio che possa aiutare questo processo. Grazie. Io ringrazio il ministro Veltroni perché soprattutto con chiarezza e assolutamente in modo evidente ha segnalato, ha messo il dito sulla piaga, su quella che è una situazione della nostra contemporaneità in cui ci troviamo a lavorare e che, come avevo detto nelle poche parole di introduzione, a fronte di tante affermazioni verbali in realtà poi non considera questa cultura del progetto come un elemento fondamentale. E mi fa molto piacere che un ministro, oltre che vicepresidente del Consiglio, ministro dei beni culturali e ambientali, pensando che a questo termine di ambientale debba essere conferita anche una valutazione, l'ambiente non è solamente il verde, l'ambiente è anche l'ambiente costruito, sono le città, ripeto che un ministro abbia prefigurato questa possibilità effettivamente di costituire delle condizioni in cui l'opera dell'architetto si possa calare in un modo diverso. Ritengo anch'io che un ricordo di un architetto come Aldo Rossi non può esaurirsi semplicemente appunto nel ricordo, nella testimonianza, anche in un'esigenza, proprio per il fatto che ha rappresentato al di là della sua dimensione di architetto, di studioso, di docente, ha rappresentato veramente la prefigurazione di un modo nuovo di porre l'architettura nel confronto con la città. Quindi il modo giusto per ricordarlo sia quello di portare avanti questo suo insegnamento ribaltando le condizioni dell'operare, che sono le stesse condizioni che in certi casi hanno anche disatteso proprio quello che era il suo impegno, così come è stato ricordato, di questa indifferenza che una certa parte del nostro mondo politico e anche culturale che hanno dimostrato nei suoi confronti. Mi è stato segnalato che ci sarebbe anche il desiderio da parte di alcuni altri di portare una testimonianza sia pure rapida in questo incontro di oggi, e che questo desiderio sarebbe di Fabio Reinhardt, di Gianni De Preghieri e di Alduino Cantacco. Ecco, se sono qui fra noi, ecco, io chiederei a loro di venire al tavolo per esprimere questa loro testimonianza, essendo attori di tutta un'attività in comune con Aldo Rossi che è durata un cospicuo periodo di tempo e quindi pieno di significato. Lo ringraziamo. Io direi di tirare le conclusioni molto velocemente di questa mattina che ci ha riservato anche, io direi, tutta una serie di emozioni e ha dato l'avvio ad una serie di considerazioni, di ripensamenti che credo non possono essere banalizzati con qualche parola di circostanza che ognuno di noi ritengo debba portare dentro di sé proprio per farne oggetto di un approfondimento successivo. Da parte mia
come Presidente dell'Ordine di Milano, oltre che ringraziare veramente in un modo molto semplice ma altrettanto sincero e sentito tutti voi, chi ha parlato e chi ha ascoltato, per questa testimonianza che è stata data nei riguardi di questo nostro grande architetto e collega. Desidero solamente aggiungere la totale disponibilità dell'Ordine a portare avanti queste iniziative nei riguardi di un approfondimento critico anche dell'opera di Rossi. Presente qui in sala vedo il Presidente della Triennale, e qui io penso che la Triennale, proprio perché è stato uno dei luoghi in cui Aldo Rossi ha operato, perché ci ricordiamo tutti i progetti del 1960, il ponte nel parco del 1964, la direzione di tutta la Triennale nel 1973. Io penso che la Triennale dovrebbe dare un contributo preciso con un ricordo significativo di testimonianza dell'opera di Rossi. E quindi, oltre che la Triennale, mi auguro che questo sia l'inizio di tutta una certa serie di studi che tengano viva l'attenzione e sull'opera di Rossi, e soprattutto che riescano a cogliere tutto ciò che in fondo, come giustamente ricordava Canella prima, tutto ciò che magari colpevolmente anche noi o non abbiamo valutato sufficientemente o l'abbiamo valutato superficialmente in certi momenti. C'è ancora molto da dire, da vedere, da imparare da Aldo Rossi, e in questo senso io ritengo di poter anticipare veramente a nome di tutto il Consiglio la piena disponibilità dell'Ordine a fare quello che potrà essere di sua competenza. E con questo ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio ancora le persone che sono qui con me al tavolo e rinnovo al Ministro i ringraziamenti, l'invito, ecco, a portare avanti questo discorso che ritengo tutti noi abbiamo sentito con molto piacere, di un ribaltamento delle situazioni in cui la cultura e la cultura dell'architettura e del progetto dell'architettura oggi vive in Italia, e questo proprio nel ricordo di questo nostro architetto scomparso. Grazie.